Allora, i campionati stanno andando molto bene, ormai sono già passate 2 settimane, ne abbiamo una terza, finiamo il 13 prossimo e con la presenza di oltre 500 atleti e più di 200 tecnici allenatori. Ovviamente, essendo giugno e luglio, gli atleti sono venuti con le famiglie che hanno riempito Ponte di Legno, ma gli stessi villeggianti di Ponte di Legno stanno affollando il palazzetto perché in questi giorni si sono svolte alcune tra le gare in assoluto più belle, il libero junior e senior, che tra l'altro del senior ha vinto il podio, l'oro del podio Alessandro Liberatore, che è appunto un atleta di Sara, e tanti altri che in questo momento tra l'altro si stanno già preparando per i campionati europei che si terranno in Portogallo a fine mese e per i campionati mondiali organizzati dalla World Skate che si terranno in Emilia Romagna, in particolare a Rimini e circondario. Il campionato sta tra tante difficoltà comunque andando molto bene, con grande soddisfazione dei tecnici e degli atleti, anche perché amano questo territorio, amano venire a Ponte di Legno, che per loro ormai è diventata quasi una meta fissa. Basti pensare che nel 2015 abbiamo iniziato con i campionati europei, abbiamo continuato con i campionati italiani nel 2017, 2019 e 2022. L'anno scorso abbiamo fatto i campionati italiani e poi i campionati europei in agosto-settembre. Ponte di Legno, che io definisco la perla delle Alpi, è stata definita dal presidente della World Skate, è stata definita ormai la sede del pattinaggio europeo.